SIGEP 2023 continua, siamo nei corridoi del padiglione D3 e come anche in altri casi tutti i giorni incontriamo amici. Ci troviamo in compagnia di Claudio Gatti, maestro pasticcere e presidente dell'Accademia del Lievito Madre. Claudio, è un gran piacere rivederci da vicino. Sì, è un gran piacere, anche vediamo una fiera e un SIGEP ritornata ai livelli degli anni passati, quindi questo ha portato tanto entusiasmo a tutti e quindi ben venga questa bellissima atmosfera e quel grande entusiasmo che si respira in questo evento. Ieri sono stati annunciati i parametri dei nuovi campionati mondiali di pasticceria, cosa ci racconti in merito? Sì, ci sarà anche il campionato a squadre, primo campionato squadre della pasticceria sul panettone, quindi si svolgerà il prossimo anno in ottobre, la finale a Milano, dove una squadra dell'Accademia selezionata da un coach esterno ha messo in campo 3 uomini che rappresenteranno il panettone italiano e accetteremo le sfide di tutto il mondo. Allora Claudio, tu sei qui naturalmente per l'Accademia, ma ho visto che in più stand eri presente per andare a realizzare dei mini show. Sì, ho girato un po' tutti in tanti stand e ringrazio tutti di questi grandi inviti, ne sono orgoglioso e come ti ho detto prima è stato un grande successo. Un grande successo che continuerà appena termina questa manifestazione che ormai è diventata nuovamente come quella pre-pandemia grande successo che continuerà nella tua pasticceria, la pasticceria Taviano in provincia di Parma. Sì, e faremo sempre più innovazione, cercheremo ricerca, è una pasticceria la mia che porta veramente l'innovazione all'avanguardia e anche la ricerca dei prodotti di alta qualità per rispettare il consumatore finale, la tutela del consumatore. Prodotti che, ricordiamolo, possono essere richiesti anche via web ordinandoli attraverso il sito. Sì, www.pasticceriatabiano.it, spediamo, siamo attrezzati per spedire in tutto il mondo. Bene, grazie Claudio. Noi ci rivediamo nelle prossime manifestazioni, certamente attendo quanto prima dei comunicati rispetto alle novità della pasticceria. Tu sei uno di quei piccoli artisti che silenziosamente fa le cose e poi le mostra. Grazie, sei gentilissimo, accetto perché è un complimento da te, vale doppio. Grazie, alla prossima. Wow.